Stai provando a riprogrammare il tuo subconscio ma senza successo. Ciao, qui Danilo Maruca di Diritto alla Meta.it. Se non mi conosci, sappi che sono esperto di riprogrammazione del subconscio e in questo video vado a spiegarti quali sono i 5 errori più diffusi che le persone commettono quando provano a riprogrammare la loro mente subconscia. Errore numero 1. Sottovalutare l'importanza di vivere il momento presente. Vivere il presente è fondamentale e determinante, soprattutto per chi vuole riprogrammare il proprio subconscio. Questo accade perché il subconscio è una parte dell'inconscio. Il subconscio sarebbe l'inconscio medio, poi l'inconscio è molto più grande, ha delle sezioni superiori ed inferiori, ma tutto l'inconscio viene ripulito dal vivere il momento presente. Vivere il presente è di vitale importanza per la psiche, per la riprogrammazione, per qualsiasi cosa. All'interno della chat del videocorso che ho fatto sulla riprogrammazione del subconscio, una persona mi ha chiesto: ma quali sono i benefici del vivere il momento presente? Il punto è che vivere il presente è l'unica cosa possibile, perché il presente è reale. Il futuro oppure il passato sono solo immagini nella mente che puoi richiamare nel momento presente. La vera domanda sarebbe: quali vantaggi hanno le persone nel vivere in una allucinazione sensoriale? Le persone vivono sempre o nel futuro oppure nel passato e poi ti chiedono: ma qual è il vantaggio di vivere il presente, che è l'unico momento che esiste? Quindi c'è questa visione un po' contorta nella crescita personale, dove le persone pensano: se vivo il presente bene, se non lo vivo fa niente. No, vivere il presente è fondamentale, soprattutto per la riprogrammazione, in quanto il paradigma nella vita è essere, fare, avere. Se io voglio far aumentare il mio fare oppure il mio avere, devo far crescere il mio essere, in quanto l'essere e l'avere sono la stessa cosa su piani dimensionali diversi. Inoltre, tutto l'avere che tu hai, ma che non è retto dall'evoluzione dell'essere, quell'avere tu lo perdi. Quindi, le persone che praticamente vincono alla lotteria, piuttosto che riescono in qualche modo a raggiungere un certo obiettivo, ma senza fare un lavoro su se stessi, quell'avere in più che hanno lo perdono, in quanto hanno fatto crescere il loro avere, ma il loro essere non è cresciuto, e quell'avere va perso. Che poi glielo rubano, o che poi viene ingannato, o che poi lui fa degli investimenti sbagliati, a me non importa. So per certo che funziona così. L'essere crea l'avere. È molto importante far crescere l'essere. Come lo fai crescere? Facendo esercizi per molti anni, dove ti alleni a vivere il momento presente sempre di più, con una profondità sempre maggiore. Devi esercitarti a vivere il momento presente, ma quante persone che si interessano di crescita personale o riprogrammazione prendono con serietà il vivere il momento presente? Io faccio esercizi per vivere il momento presente da circa 8-9 anni, ma l'importanza di vivere il momento presente era una cosa per me chiara già da quando ero piccolo. Poi magari non riuscivo a fare certi esercizi, piuttosto che non avevo una certa conoscenza anche teorica che su queste cose può essere utile. Però mi ricordo in particolare un'esperienza, avevo circa forse 8-9 anni e stavo per aprire la porta del bagno, e in quel momento è come se sono entrato in un altro stato di coscienza, dove ho percepito che la mano, così come tutto il corpo, era solo un involucro e che il futuro e il passato non esistevano, c'era solo un eterno presente. Poi questa esperienza che mi è servita, mi ha segnato, però lì non avevo gli strumenti necessari per poter dire quello che sto dicendo oggi, e cioè allenati a vivere il presente. È un lavoro che non è un qualcosa che fai così in maniera immediata, non è che fai un esercizio ed è fatta, è un lavoro lungo che dura tanti anni. Fai in modo che dura anche tutta la tua vita, ma è molto importante. Errore numero 2 che le persone commettono è ignorare che il subconscio sia una mente emotiva. Il subconscio risponde agli stati d'animo.
Ora tu stai capendo quello che io ti sto dicendo perché io sto parlando la tua lingua. Sto parlando l'italiano, tu l'italiano lo capisci, quindi ok. Ma se tu volessi parlare con il tuo subconscio, non puoi parlare in italiano o in inglese o in spagnolo, devi parlare la lingua dell'emozione, la lingua degli stati d'animo. Il tuo subconscio risponde alle emozioni, le emozioni le prende come degli ordini e poi li trasforma in realtà pratiche e materiali. Però devi parlare la lingua degli stati d'animo. Il mio consiglio è: fai attenzione se gli esercizi che stai facendo per riprogrammarti siano davvero degli esercizi che ti toccano a livello emotivo oppure no. Se gli esercizi che fai sono degli esercizi neutri sul piano emotivo, vuol dire che quasi sicuramente non sono gli esercizi più adatti per te. Un conto è quando, ad esempio, lavori sulla gestione dei pensieri. Lì ci sta che magari non provi particolari emozioni, ma quando lavori proprio sul subconscio, lì devi provare delle emozioni. Facciamo un esempio pratico. Se tu ogni giorno visualizzi che hai raggiunto un certo obiettivo, questa visualizzazione deve darti delle emozioni positive, perché se non ti dà nessuna emozione, vuol dire che non è l'esercizio giusto per te, vuol dire che la scena che stai visualizzando non è la più adatta, la più idonea nel tuo caso. C'è un qualcosa da cambiare. Prendi gli stati d'animo che provi proprio come un segnale. Se quella tecnica, quella strategia, quell'esercizio che stai facendo sono adatti a te oppure no. Se semplicemente non provi degli stati d'animo, cambia metodo, cambia strategia, prova dell'altro. Ma il subconscio, ricordati che viene condizionato tantissimo dai tuoi stati d'animo ricorrenti. Terzo punto, molto importante, non trasformare in un'abitudine le conoscenze teoriche che si hanno. Vedo molte persone che sanno a livello mentale che è importante non lamentarsi, però si lamentano. Oppure delle persone sanno che è importante visualizzare, ma non visualizzano. Oppure delle persone sanno che è importante vivere il presente, ma non fanno mai degli esercizi al riguardo. Le persone sanno che è importante leggere libri, ma non leggono mai. Questi sono errori. Tu devi prendere ciò che conosci a livello teorico e trasformarlo in qualcosa che tu applichi, che metti in pratica, che tu incarni. Questo è molto importante, perché un conto è accumulare conoscenza, un conto è trasformare quella conoscenza in qualcosa che applichi. Devi dare maggiore priorità a ciò che tu applichi. Quando vedo in consulenza persone che vengono e dicono: ah, ma io sono anni che mi interesso di crescita personale, sono esperto, ho letto miliardi di libri, ok, ma poi quella persona magari si lamenta, non gestisce i pensieri, non gestisce le emozioni, le reprime, non vive mai il presente, non si chiama responsabile di ciò che vive, pensa che le cose accadono a caso. Lì è una situazione dove la persona ha semplicemente accumulato conoscenza teorica, ha visto tanti video, ha letto tanti libri, ma poi all'atto pratico non ha semplicemente lavorato bene per incarnare quei principi. Il mio consiglio è: quando leggi un libro, piuttosto che quando fai un percorso di crescita personale, piuttosto che quando vai ad un seminario o qualsiasi cosa fai per conoscere nuove cose su questo tema, fai molta attenzione a metterle in pratica, cerca di renderle un'abitudine. Prendi un concetto e ti alleni ad applicarlo per 40 giorni di fila. Se dopo questi 40 giorni è diventato un'abitudine, bene, altrimenti continui per 90 giorni. L'importante è che proprio la tua intenzione sia trasformare in un'abitudine quel concetto. Quindi usa la ripetizione, lo riascolti, lo rileggi, ci ripensi, fino a quando non lo applichi. Questo è molto importante. Errore numero 4, molto diffuso, e consiste nel non gestire minimamente i propri pensieri. Il punto è che il subconscio semplicemente accetta tutto ciò che la mente conscia prende per vero. Gestire la mente conscia è molto importante, perché il rapporto che c'è tra mente conscia e mente subconscia è questo qui. Il conscio produce le idee e poi il subconscio le trasforma in una realtà pratica e materiale. Molte persone vogliono lavorare sul loro subconscio, ma senza prima fare un giusto lavoro sulla gestione dei pensieri. Gestire i pensieri è di vitale importanza, perché quei pensieri, uniti poi a delle emozioni, vanno a finire nel subconscio.
Se vuoi riprogrammare il tuo subconscio, devi lavorare bene sulla gestione dei tuoi pensieri. I pensieri devono essere dominati, non devi permettere alla tua mente di vagare. Già solo questo richiede tantissimo allenamento. Per alcune persone richiede anni di duro allenamento, per altre pochi mesi. Ma comunque richiede impegno, tempo, sforzo. Non è una cosa così immediata che si riesce a raggiungere. Mi alleno un po' e domino i miei pensieri. No, devi prenderla seriamente, devi impegnarti per tanto tempo. Gestire i pensieri è di vitale importanza e su questo tema ho fatto tantissimi video, vatteli a magari riguardare se ti va. La cosa importante è che da quando ti svegli a quando vai a dormire, i pensieri che hai devono essere scelti da te. Questo è un lavoro vero e proprio, ti richiederà tempo, ti richiederà molti sforzi, ma i vantaggi che ti porta questa cosa sono innumerevoli. Non esiste riprogrammazione del subconscio se prima non si lavora anche sulla mente cosciente. Quinto e ultimo errore consiste nel reprimere le proprie emozioni negative. Le persone che cercano di riprogrammare il loro subconscio hanno l'idea che gli stati d'animo sono loro nemici. Hanno quest'idea che le emozioni negative non vanno bene, vanno sterminate e iniziano a fare una guerra con delle parti di loro. Questo è sbagliatissimo perché tutte le emozioni che tu rifiuti, che reprimi, che non vuoi, che non ti piacciono, che giudichi sbagliate, semplicemente non è che spariscono nel nulla, finiscono nel tuo inconscio inferiore e poi da lì dettano la tua vibrazione e attraggono per legge di attrazione eventi simili. È molto importante non reprimere le emozioni, non rifiutarle, non combatterle, ma semplicemente osservarle in uno stato di presenza. Ritorniamo al punto primo. Vivere il presente è fondamentale ed è il metodo migliore per gestire gli stati d'animo. Chi vuole riprogrammare il suo subconscio non può rifiutare le proprie emozioni. C'è questa tendenza a voler essere solo buoni, capaci, performanti, coraggiosi, intelligenti e non provare mai certi stati d'animo. L'ansia, la paura, la tristezza, la rabbia sono sacri, così come è sacro il tuo coraggio, la tua forza e la tua forza di volontà. È molto importante fare spazio agli stati d'animo negativi, accettarli, osservarli, avere un atteggiamento accogliente e dolce con queste emozioni. Più riesci a accettare ciò che provi, ad osservare in presenza ciò che provi, e più il lavoro che fai su di te diventa profondo. Più rifiuti i tuoi stati d'animo e più semplicemente la riprogrammazione non avrà nessun effetto, perché per quanto tu possa essere bravo nel riprogrammare il tuo subconscio, se rifiuti certe emozioni, il tuo inconscio naturalmente attirerà tanti eventi negativi e ti farà notare in mille modi diversi che semplicemente ti stai rapportando a te stesso in maniera sbagliata. È molto importante imparare a gestire gli stati d'animo negativi e il metodo, qui non abbiamo tempo per approfondire, però il metodo fondamentale si divide in: accetta ciò che provi e osservalo, non commentare ciò che provi, non analizzarlo, non criticarlo, non giudicarlo, non dirti nulla, semplicemente accetta e osserva. Questi sono i 5 errori più diffusi. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto nei commenti. Ti ricordo che se vuoi essere seguito da me e dal mio staff nel tuo percorso di crescita personale, puoi candidarti dal link che trovi in descrizione. Ciao!